Un infarto questa mattina ha colpito un 69enne originario di Provvidenti. Si trovava al cimitero di Campobasso per una preghiera nella cappella dei propri cari. Non ha avuto scampo. Maltrattava da tempo la madre, tanto da indurla a dormire in auto per timore. Figlio con precedenti per droga finisce in carcere ad Isernia. Carenza soprattutto di medici in Molise, la CGIL diffida il commissario ad acta Toma che nel contempo scrive al governo chiedendo personale militare. Nasce Alto Medio Sannio Card, una carta turistica per sperimentare un progetto di turismo integrato, valorizzare aree interne e contrastare lo spopolamento. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT. Un malore che non ha lasciato scampo. Questa mattina al cimitero di Campobasso si è fermato il cuore di un 69enne, Luigi Vecere, mentre pregava nella cappella di famiglia. Nulla hanno potuto fare i sanitari e il medico del 118 giunti sul posto. Originario di Provvidenti, da anni viveva nel capoluogo molisano. Sul posto la polizia municipale che ha transennato l'area. Il magistrato di turno, Rita Carollo, ha accertate le cause naturali del decesso, ha disposto la restituzione della salma per i funerali. La commissione di un ulteriore reato di natura violenta ha portato il Tribunale di Isernia, su richiesta della Procura della Repubblica, ad aggravare la misura nei confronti di un giovane di Isernia. Dopo aver aggredito la madre causando le lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dal pronto soccorso dell'ospedale veneziale, l'uomo è stato trasferito dalla polizia a Pentra in carcere. La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato che l'aggressione del figlio non era stata occasionale, ma che più volte la stessa era stata malmenata per futili motivi. Le continue aggressioni e le violenze anche di natura psicologica subite nel tempo avevano indotto la donna a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, tanto da portarla a dormire in auto anziché rientrare a casa. Il giovane annovera precedenti di polizia specifici e in materia di stupefacenti. La dirigenza della CGIL ha illustrato le motivazioni alla base della lettera di diffida che ha inviato al commissario ad acta della Sanità Molisana Donato Toma e alla competenza del Ministero della Salute. La situazione del personale della sanità pubblica in Molise è davvero preoccupante, con una organizzazione del sistema lavorativo sicuramente critica, che fa il paio con altre difficili condizioni. A tal riguardo, dalla CGIL arriva al commissario ad acta della sanità, Donato Toma, una formale diffida che chiede soluzioni immediate in materia di forza lavoro all'interno delle strutture ospedaliere. La diffida è un atto importante perché lancia un grido d'allarme. Noi speriamo che non sia l'ultimo grido d'allarme, ma è un forte grido d'allarme perché la sanità nella nostra regione è arrivata a dei livelli di guardia. Noi abbiamo delle carenze di personale per cui non si riescono a garantire neanche i servizi essenziali. E lo abbiamo segnalato nella diffida, i servizi essenziali sono i pronti soccorso, nei quali non abbiamo i medici, c'è il caso di Isernia, ma abbiamo anche il caso del Cardarelli e il caso del Sant'Emodio. Per non parlare della, come dire, anche della fuga dei medici, perché il caso del professor Molinaro di ginecologia del Sant'Emodio è un esempio. Noi cerchiamo medici da assumere quando poi non riusciamo neanche a trattenere in servizio quei luminari che in qualche modo possono creare un'eccellenza in questa regione. Quindi siamo fortemente preoccupati. Il tema delle carenze di personale è un tema, è il tema fondamentale rispetto a questa situazione. Noi abbiamo anche delle soluzioni, abbiamo anche prospettato delle soluzioni. Le soluzioni sono che, siccome nel pubblico impiego per entrare nella sanità pubblica ci vuole un concorso e ci vuole abbastanza tempo, invece c'è la legge finanziaria licenziata nel 2021 che permette la stabilizzazione e l'assunzione dei precari. Sono centinaia i precari che hanno lavorato dal tempo del Covid ad oggi nei nostri ospedali, sono tempi determinati e partite IVA. Se noi facessimo un percorso di stabilizzazione per questi precari nel giro di poco tempo, avremmo centinaia di operatori sanitari e infermieri pronti ad entrare in servizio nei nostri ospedali. Nell'occasione abbiamo ascoltato il dottor Lucio Pastore, primario del pronto soccorso di Isernia, che ha sempre sottolineato lo stato di difficoltà del reparto.
Siamo in una situazione davvero critica, l'idea almeno di allontanarmi in questo momento è forte perché non abbiamo risposte reali e siamo in una condizione di collasso, di sfascio e veramente non sappiamo dove mettere le mani. Io ho cercato di mantenere viva una situazione per uno sviluppo futuro, ma nella sostanza la volontà è quella di distruggere queste strutture da 20 anni a questa parte, quindi si sono create proprio le condizioni progressive di distruzione. Adesso siamo nella fase finale e quindi siamo in una dimensione di collasso, ormai tutto si regge essenzialmente su quelle che sono le attività aggiuntive. Le faccio presente che Agnone recentemente, per mantenerlo attivo, fa 60.000 euro di attività aggiuntive, il che significa che siamo proprio al di fuori di qualsiasi criterio di funzionalità di sistema. Noi adesso non riusciamo più a reggere, quindi siamo riusciti a stendere, non so ancora bene se riusciamo a terminare la settimana perché c'è stato un apporto di un turno dato da un collega di Campobasso, un altro turno che viene da un collega di Agnone e un altro mezzo turno da un collega della medicina. Sono saltati tutti i criteri europei, al di là, si va molto al di là delle 12 ore massime, si arriva anche a 36 ore in alcuni casi, ma le lascio immaginare qual è la qualità dei servizi e quali sono le condizioni di pericolo per gli operatori e per gli utenti. Carenza di personale medico in Molise, il presidente della regione Donato Toma ha scritto al premier Mario Draghi, al ministro della difesa Lorenzo Guerini e al presidente del forum per la difesa della sanità pubblica Italo Testa, chiedendo l'intervento sul territorio di medici militari. Per il forum una soddisfazione parziale, non possiamo il commento non essere rammaricati del tempo perduto tra negazione della gravità e assenza di provvedimenti drastici nell'interesse dei molisani. Fondi del PNRR per valorizzare i piccoli borghi. Il TAR Molise conferma il finanziamento di 20 milioni di euro al comune di Pietrabondante. A presentare ricorso il comune di Castel del Giudice. La recente sentenza del TAR conferma il conferimento dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al comune di Pietrabondante. Al borgo andrà in sostanza la somma di 20 milioni di euro. L'investimento si riferisce al punto delle attività dei borghi e prevede la linea di investimento dedicata a 21 progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. Si tratta di una linea di investimento che assume rilievo per il rilancio di realtà quali quella molisana in estrema difficoltà socio-economica anche a causa della dura crisi determinata dalla pandemia. Alla predetta procedura parteciparono 32 comuni molisani mediante manifestazione di interesse e la commissione giudicatrice decise poi di destinare la somma a Pietrabondante. Fra i luoghi partecipanti anche quello di Castel del Giudice, che a seguito del risultato però poi decise di chiedere chiarezza in punto al Tribunale amministrativo la determinazione con la quale erano stati approvati gli esiti della procedura di finanziamento. Le contestazioni mosse dal comune ricorrente erano per lo più attinenti ai presunti vizi inficianti l'ammissibilità della manifestazione di interesse del comune vincitore. Il TAR in una prima fase cautelare aveva accolto con ordinanza l'istanza promossa dal comune ricorrente. Pietrabondante però aveva poi risposto presentando ricorso incidentale al fine di contestare parimenti la sussistenza dei vizi in capo alla domanda di partecipazione del comune di Castel del Giudice. Il giudice amministrativo ha poi in sostanza evidenziato l'infondatezza di ogni punto del ricorso del comune di Castel del Giudice, accertando così la piena sussistenza per Pietrabondante che si aggiudica i fondi. Il comune abruzzese di Paglieta a breve beneficerà di una nuova palestra a disposizione dei residenti. Questo perché si è aggiudicato un bando per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'amministrazione di Paglieta quindi avrà un finanziamento di 1.130.000 euro. Si procederà alla completa costruzione dell'impianto sportivo che diventerà il fiore all'occhiello del territorio comunale al servizio di piccoli e grandi atleti. Temperature sempre più alte nei prossimi giorni nelle due province della regione. L'anticiclone africano si fa sentire. Sono in aumento in Italia le città da bollino rosso per il rischio elevato di ondate di calore.
Oggi, dopo un periodo con temperature particolarmente alte, lo zero termico si trova oltre i 4.400 metri, ma è gran parte dell'Europa a boccheggiare per l'afa di questa settimana. Da oggi anche il Molise, nella morsa dell'anticiclone africano, e tra le realtà nazionali appunto a bollino rosso. Le ondate di caldo estremo si verificano quando si registrano valori atmosferici molto elevati per più giorni, associati a tassi elevati di umidità e forte irraggiamento del sole. Per gli anziani e neonati sono condizioni climatiche rischiose per la salute. Meglio allora restare a casa nelle ore più calde, evitare sforzi muscolari estenuanti, non bere alcolici e limitarsi nell'assunzione di pietanze eccessivamente grasse. Oggi nel capoluogo di regione sono previsti 34 gradi che saliranno fino a 38 mercoledì della settimana prossima. 35 gradi invece ad Isernia, con punte massime di 38 lunedì 25. La situazione meno difficoltosa invece appare a Termoli, con la massima di 37 gradi che si registrerà, a parere degli esperti, solo martedì 26. Per effetto di questi valori e della prolungata siccità, le campagne sono a secco, i terreni brulli e duri. Le conseguenze sono ampiamente prevedibili. Da una parte l'alto rischio che le fiamme brucino i boschi e dall'altro la perdita di numerosi prodotti ortofrutticoli. Dopo 4 anni trascorsi al vertice del comando della stazione navale della Guardia di Finanza di Termoli, il tenente colonnello Alessandro Furnò passa a nuovo incarico a capo ufficio comando presso il reparto aeronavale del ROAN di Napoli. A prendere il suo posto il tenente colonnello Paolo Vignudelli. Insieme stamane sono stati ricevuti in comune dal sindaco Francesco Roberti e dal consigliere comunale Vincenzo Aufiero. Il primo cittadino a nome di tutta l'amministrazione comunale della città di Termoli ha voluto ringraziare il Furnò per l'opera svolta e per la fattiva e proficua collaborazione messa in atto in favore del territorio di competenza. Avviato dal Movimento Consumatori, il progetto Aggiungi un posto a tavola, che si propone di combattere la povertà attraverso la raccolta e la distribuzione di beni alimentari. I volontari del Movimento Consumatori hanno voluto chiamare il loro progetto Aggiungi un pasto a tavola, prendendo in prestito e modificandone il titolo la bella e famosa commedia musicale di Carinei e Giovannini. Il percorso è tutto nel segno della solidarietà, con al centro la raccolta e la distribuzione di cibo nell'ambito di una piattaforma informatica dove si evidenziano donatori e beneficiari che si incontrano negli ambiti della domanda ed offerta. Aggiungi un pasto a tavola che è incentrato sulla messa a disposizione di una piattaforma dove l'offerta degli operatori economici e le richieste delle associazioni e le strutture di solidarietà si incrociano e possano usufruire di queste disponibilità in tempi rapidi. Consentitemi di dire che è già un successo questo avvio del processo per la capacità di aggregazione che abbiamo avuto e che penso è un valore. Abbiamo 6 comuni che hanno aderito, 7 associazioni, istituzioni importanti come la Casa di Riposo Pistilli, 2 aziende di sicuro prestigio, 2 aziende produttrici di sicuro e 2 associazioni che daranno vita a uno degli interventi. Ecco, i comuni sono adesioni non nominalistiche, ognuno fa qualcosa in questo progetto. I comuni faranno un tavolo istituzionale che abbiamo previsto per lo studio e l'applicazione. Le associazioni Molise Sorriso e la cooperativa sociale Kairos faranno un intervento educational per i bambini della scuola primaria per fare capire a loro che questo fenomeno della povertà interessa anche noi e sta intorno a noi, e quindi promuovere un atteggiamento di accoglienza e di comprensione nei confronti degli altri.
Uno sguardo sul mondo è il tema della serata di Agora 2022, in programma domani venerdì alle 20.30 nello spazio all'aperto del Centro Pastorale Ecclesia Mater di Termoli. Ospite dell'evento il consigliere Giuseppe Badagliacca del Ministero degli Affari Esteri. Una occasione per approfondire il complesso contesto internazionale in uno scenario in continua evoluzione, offrendo possibili piste di riflessione. Ingresso gratuito e aperto a tutti da Piazza Sant'Antonio. Ricercatore, ingegnere biomedico, esperto di elettromiografia e biomeccanica. Carlo De Luca, a 6 anni dalla scomparsa negli Stati Uniti, è stato ricordato a Bagnoli del Trigno, dinanzi la casa natia. L'associazione Gruppo di Volontariato Bagnolesi e l'amministrazione comunale gli hanno intitolato una targa. Ricercatore e ingegnere Carlo De Luca, scomparso 6 anni fa negli Stati Uniti a Boston. Emanuele Ianiero, qui siamo dinanzi alla sua casa natale nel paese di Bagnoli del Trigno, in via Cesare Battisti. Perché questa ricorrenza? Perché da 6 anni Bagnoli vuole ricordare uno dei personaggi, delle figure principali del proprio paese. Innanzitutto perché è stato uno dei personaggi più importanti che Bagnoli ha visto nascere e che purtroppo negli anni non è stato mai riconosciuto del tutto per il suo operato. Quindi al 6° anniversario della sua morte finalmente siamo riusciti a organizzare questa presentazione di una targa nella casa di nascita per ricordare il personaggio e soprattutto per fare un evento che ha un inizio ma non ha una fine con la giornata odierna, perché è proprio l'inizio per noi di una riconoscenza della comunità bagnolese nei confronti di questa persona. Quindi un inizio di una celebrazione del suo operato, di commemorazione delle sue importanti scoperte anche dal punto di vista medico, dal punto di vista biomeccanico. È stato un bagnolese che è stato ricordato in tutto il mondo per le importanti scoperte sui macchinari elettrici e elettromeccanici e ha dato delle importanti svolte sugli studi scientifici del settore. Quindi partire dalla comunità è l'essenziale, perché se non parte un senso di riconoscenza dalla comunità stessa bagnolese, figuriamoci se dall'esterno si può parlare di questa persona, che possiamo dire, perché abbiamo analizzato tutte le informazioni a riguardo, ha dato un contributo per tutta la comunità, non solo italiana ma anche di tutto il mondo. Come spesso accade per moltissimi molisani, la notorietà arriva soltanto all'estero, quando si emigra. Sì, lui poi amava nascondere questa cosa, anche nelle sue interviste intendeva sempre di cercare ciò che di buono c'era dell'Italia, anche dal punto di vista della ricerca, anche se negli anni 60-70 il dislivello tra la ricerca italiana e quella statunitense era sicuramente abbastanza evidente, però aveva un rapporto con l'Italia molto importante, amava tornarci, amava girare per i vicoli di Bagnoli, anche in solitaria, quindi spesso non amava riportare qui in paese quello che aveva raggiunto lì, perché era sicuramente un grado molto, molto importante, ma amava esprimere l'umiltà del bagnolese che era partito, riascoltando le persone anziane che ritrovava, i parenti e tutte le persone che qui appunto non capivano quello che invece stava facendo dall'altra parte dell'oceano. Qual è l'importanza principale di Carlo De Luca, del dottore, soprattutto in ambito come ricercatore, come figura proprio scientifica? Basta ricordare che circa l'80% dei macchinari ospedalieri italiani e non solo c'è il marchio della De Luca Foundation, la fondazione che continua ad operare le idee e le iniziative del dottore e che sono sempre attive nella ricerca soprattutto di collaborazioni con scuole, proprio perché l'obiettivo è quello di trasmettere queste conoscenze alle nuove generazioni. Obiettivo che aveva lui e che la fondazione continua a fare, perché proprio pochi giorni fa sono state assegnate delle borse di studio a suo nome per il ricercatore. Ricercatori importanti, tra l'altro quest'anno anche alcuni italiani hanno avuto questa possibilità. Quindi Carlo non ha mai svolto il suo operato per celebrare la sua figura, ma ha sempre condiviso con altri e ha avuto il desiderio di trasmettere alle altre generazioni quello che lui aveva scoperto o comunque quello che si stava studiando, offrendo tutti i requisiti necessari per queste ricerche, tutti gli strumenti da mettere a disposizione per tutti.
vita, che voglio raggiungere la mia vita. Il reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia organizza l'edizione 2022 della Notte Bianca della Biodiversità. Previste rappresentazioni teatrali in abiti d'epoca, visite guidate dell'antico maniero e del bosco di abeti bianchi, osservazioni della volta celeste ed altre attività. Un percorso storico e naturalistico che avrà inizio nel pomeriggio di domani al Castello Ducale di Pescolanciano per proseguire e concludersi nella Riserva Naturale dello Stato e Riserva della Biosfera MAB UNESCO con le Meluccio di Pescolanciano. Nasce Alto Medio Sannio Card, la carta turistica dell'area interna più grande del Molise, prima sperimentazione di un progetto di turismo integrato. Oggi la presentazione. Siti di interesse, esperienze, prodotti tipici e ristoranti in rete grazie alla Alto Medio Sannio Card, che garantisce sconti e vantaggi per i visitatori di numerose località del Molise, tra cui anche Agnone, Frosolone e Trivento. Una carta sconti gratuita progettata dalla SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, ed allegata ad una guida in doppia lingua, italiano e inglese. Oggi la presentazione a Palazzo Gille di Campobasso. Un gran bel progetto, 33 comuni, ma oltre 75 stakeholder del territorio e dell'asse turistico del territorio. Stiamo alzando l'asticella dell'accoglienza, dell'innovazione di un'offerta turistica, e sono veramente soddisfatto perché il territorio sta rispondendo a quello che sono intanto le linee guida del piano strategico del turismo, ma soprattutto a quello che è l'azione messa in campo da 4 anni dall'assessorato al turismo di questa regione. Un progetto di turismo integrato che vuole promuovere le aree interne del Molise per valorizzare i luoghi, i sapori del territorio e contrastare lo spopolamento. Agnone è capofila di questa strategia Alto Medio Sannio, che è composta da 33 comuni. Nell'ambito di quella strategia che è stata disegnata, oggi presentiamo il progetto relativo ad una card turistica, quindi diciamo che un primo inizio per valorizzare quelle che sono le potenzialità del territorio, quindi un territorio che per invertire il trend dello spopolamento deve puntare necessariamente sul turismo, quindi sulle eccellenze culturali, sulle eccellenze gastronomiche e sulle eccellenze naturali. Per far questo c'era bisogno di mettere in rete tutti questi comuni e tutte le attività che sono presenti in questi comuni, tutti i musei che sono presenti in questi comuni, quindi siamo riusciti in questa azione iniziale di mettere appunto, di creare una sinergia tra enti e attori diciamo economici del territorio, e oggi presentiamo questa card turistica che sarà data a coloro che verranno a visitare i nostri territori e gli permetterà di accedere sia a ristoranti, sia a attività commerciali, sia a musei con un piccolo sconto, e speriamo che sia un elemento moltiplicatore di tutti coloro che ci verranno a visitare e esporteranno queste notizie all'esterno, così da implementare il turismo della nostra regione e finalmente anche di carpire qualche numero sulla potenzialità del nostro territorio. Roccia Morgia oggi si sposta ad Agnone, dove nella mattinata è stata organizzata una camminata alla scoperta del territorio, mentre nel pomeriggio la proposta è un incontro dibattito sul tema Il margine che si fa centro, una riflessione sulle terre pubbliche come occasione di sviluppo ed occupazione. In serata 2 concerti. Presentate questa mattina le fasi più importanti della Festa del Grano a Jelsi, che ha raggiunto la 217esima edizione. Martedì 26 luglio ci sarà infatti la sfilata dei carri allegorici di spighe e delle traie, gli antichi mezzi per il trasporto dei covoni. L'appuntamento centrale di questa 217esima edizione della Festa del Grano a Jelsi è per martedì 26 luglio, quando, dopo la messa alla Chiesa Madre, partirà la consueta sfilata dei carri allegorici, fatti di spighe di grano, lavorate artisticamente dalle persone, e delle traglie, gli antichi mezzi con i quali si trasportavano i covoni. La sfilata partirà alle 11 ed attraverserà tutto il paese. La festa continuerà in serata con un concerto musicale e si concluderà con lo spettacolo pirotecnico. Questa è la nostra festa più grande, più partecipata, oltre che dai cittadini di Jelsi, anche da tutti quelli del circondario. E ogni anno
è stata sempre più migliorata dalla partecipazione attiva sia dei componenti del paese per la costruzione delle traglie, eccetera, eccetera, sia dall'impegno di persone sempre più attente che fanno parte del comitato. Il dottor Michilli, che è il presidente del comitato Sant'Anna, quest'anno ha fatto un grandissimo lavoro anche per il ritorno che sappiamo dopo 2 anni di fermo, e abbiamo in programma numerose manifestazioni, tra cui anche quella del ritorno dei nostri conterranei, ma anche una cosa importantissima, un evento fatto sui grani e quindi sulle farine, quindi sui prodotti che potrebbero venire nuovamente messi in commercio e che sono stati abbandonati per questioni economiche. Quindi ecco qua, c'è questo interesse nuovo anche in agricoltura, che non ci dispiace, perché si vedono anche dei terreni non più coltivati che però stimolano l'interesse di alcuni giovani, e quindi questo è ancora più interessante. A Campobasso, in serata, l'atteso concerto della cantautrice triestina Elisa nell'area eventi di Selva Piana. Ad attendere la 44enne musicista e produttrice discografica friulana, oltre 3.000 spettatori. Concerto a partire dalle 21.30. Seconda e ultima serata di Isernia, con il giallo comico L'Ispettore Mallory in piazzetta San Felice, a proporre la commedia la compagnia teatrale Cast, guidata da Salvatore Mincione Guarino e Giovanni Gazzanni. Inizio dello spettacolo alle ore 21. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole caldo oggi su Molise e Abruzzo, dalla sera cielo stellato su entrambe le regioni. Le temperature sono previste dai 23 gradi a Campobasso fino alla massima di 36 gradi di Isernia per il Molise. In Abruzzo la minima è di 22 all'Aquila fino ai 36 gradi di Chieti. Ventilazione debole di direzione variabile. Calmo il mare Adriatico, domattina ancora molto sole sulle due regioni, valori climatici in ulteriore rialzo, correnti da nord-est. Calcio, sogno Campobasso, tutto nelle mani del TAR. Tra i tifosi la notizia di un possibile ritorno dell'americano Rizzetta, che subentrerebbe a Gesuè nella società rossoblù. È la voce dei tifosi quella che si fa sentire dopo l'esclusione dei Lupi dalla Serie C, un calcio su cui la città di Campobasso contava, un calcio che stava facendo sognare i tanti che, delusi, hanno manifestato la propria amarezza scendendo in piazza. Quei tifosi che pian piano hanno iniziato a riempire gli spalti dello stadio Selvapiana con i colori rosso-blu, sostenendo la squadra del cuore, lo stesso cuore dove ormai era entrata la Lega Pro, si sono ritrovati davanti il municipio del capoluogo molisano. Un percorso entusiasmante, interrotto dalla decisione del Collegio di Garanzia del CONI, a causa dei debiti fiscali della società guidata da Mario Gesuè, che ora si è affidata alla giustizia ordinaria, ricorrendo al TAR del Lazio. Insomma, speranze ridotte al lumicino, seppur sia nell'aria la possibilità che Matt Rizzetta, il socio americano che un anno fa ha lasciato le quote del club, possa tornare in città, subentrando a Gesuè. Una notizia che si è diffusa proprio mentre i tifosi, 300 circa, ieri hanno manifestato, incontrando pure il vertice di Palazzo San Giorgio, Roberto Gravina, e gli assessori Paola Felice e Simone Cretella.
Il primo cittadino ha spiegato che mantenendo la matricola sarebbe possibile l'iscrizione in Serie D, altrimenti non resterebbe che partire da zero creando una nuova società e quindi una nuova matricola, sborsando 100.000 euro per il campionato di eccellenza o 300.000 per la D. A Termoli, da venerdì 29 a domenica 31 luglio, si svolgerà la tappa gold di beach volley maschile e femminile. Il presidente del comitato regionale FIPAV, Gennaro Niro, terrà lunedì 25 la conferenza stampa di presentazione. Appuntamento alle 17.30 nella sede dell'Ateneo Termolese in via Duca degli Abruzzi. Martina Lonati strappa applausi ai campionati italiani assoluti di nuoto in corso di svolgimento ad Ostia. Nella kermesse, la portacolori della H2O Sport, impegnata nei 100 farfalla, stampa il nuovo record regionale assoluto in vasca da 50 metri con lo strepitoso crono di 1 minuto 1 secondo e 74 che le consente di piazzarsi al 21° posto. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci.